La tradizionale conferenza stampa di fine anno in diretta radio TV di Vladimir Putin, una delle figure più controverse del contesto politico internazionale, è considerata la vetrina più ambita per i media del mondo. A presenziare la nona conferenza del leader del Cremlino, 2000 giornalisti, di cui circa 300 stranieri. Una breve introduzione per poi passare all'intervento sull'Ucraina. Questo aiuto dato all'Ucraina non ha niente a che fare con le proteste di Kiev né con i colloqui in corso con l'Unione Europea. È il nostro aiuto a un paese in difficoltà. È di ieri infatti la decisione ufficiale di concedere all'Ucraina uno sconto sul prezzo del gas e di accordare un investimento di 15 miliardi di dollari in titoli statali. Durante il botta e risposta con i giornalisti, Vladimir Putin ha voluto chiarire altre prese di posizione. Sulla questione dello scudo antimissile americano in Europa, più volte abbiamo ribadito che per noi questa è una minaccia al nostro potenziale nucleare. A ciò reagiremo in un modo o nell'altro. Con diplomazia e ironia sono stati affrontati temi come il nome del suo successore e la vicenda Snowden ancora in Russia e che Putin ha definito una personalità molto interessante ma che non avrebbe ancora avuto il piacere di conoscere.